Carlo De Rio, mister del Castiadas, finale di Coppa Italia persa con l'Ossese, avete tenuto fino a che potevate, diciamo che avete già assaggiato le forze dell'Ossese, l'Ossese è a gran completo, voi avete rinunciato a qualche giocatore e avete resistito, diciamo che perdere 2-0 è un buon risultato alla fine, visto che poi nel secondo tempo ha spinto tanto l'Ossese. Sì, diciamo che siamo usciti anche a testa alta da questa sconfitta, anche perché i ragazzi hanno fatto quello che potevano fare. Il primo tempo abbiamo tenuto un po' di più, il secondo tempo avrei potuto rischiare qualcosa in più, solo che ho preferito non mettere nessuno di quelli che erano in panchina, perché diciamo che erano infortunati, abbiamo rischiato praticamente diciamo il minimo possibile per loro, per la loro salute in particolare, quindi quelli che avevamo diciamo che hanno lottato per come potevano fare. Nulla da dire ragazzi, anzi gli elogio per quello che hanno fatto e speriamo praticamente il nostro campionato inizia la domenica, diciamo. Non era un obiettivo vostro, perché poi diventava impegnatissimo poter continuare. Troppo impegnativo. Però ma il peccato di non averla potuta giocare al massimo. Purtroppo no, purtroppo abbiamo 6 giocatori fuori, lo sapete tutti, tanto abbiamo 4 praticamente per premi vari e 2 praticamente che stanno arrivando, quindi non abbiamo ancora iniziato ad allenarsi. Quindi a questo punto è normale affrontare la squadra come l'Ossese in questo periodo. Dopo io sono 3 allenamenti, ho fatto 3 allenamenti e sono arrivato, praticamente è un po' così. L'Ossese è una squadra, è una bella squadra, solida, organizzata, è una squadra che secondo me può prendere addirittura per andare oltre praticamente la classifica che ha. Il vostro vero obiettivo è essere la gara di domenica? Il nostro vero obiettivo sì, no, è di pacco in pacco, non solo la gara di domenica, perché abbiamo recupero con la Villa Cidrese e ogni partita praticamente ha una storia praticamente a sé. Noi cerchiamo di fare più punti possibili fino alla fine del campionato, fino all'8 maggio. Ma domenica comunque i punti valgono doppio in questo caso? Sì, ma non solo quelli di domenica, valgono punti, diciamo, qualunque partita che noi facciamo valgono doppio o tripli addirittura ormai bisogna muovere la classifica. Da queste gare comunque con avversari forti sta emergendo comunque una grande compattezza, si sta già formando un bel gruppo. Sì, addirittura sì, ho visto un reparto, soprattutto quella difesa, che regge abbastanza bene, nonostante abbiamo un'assenza molto pesante che è Brontani, e un altro praticamente esterno. Centrocampo stiamo aspettando adesso un nuovo acquisto, abbiamo poi Perez fuori, abbiamo Mazzola che non ce l'ha fatta, ha provato non ce l'ha fatta, eccetera eccetera. Sono praticamente giocatori per noi chiave. Diciamo che anche aver messo anche dei 2004 in campo per me è stato anche bello, perché li fai praticamente tastare anche il campo in modo che... E sono entrati tutti e due molto bene, sono molto contento dei 2004, sia di Pilas che di Diego. State anche modificando anche l'assetto, no? Sì, con la difesa 3. Diciamo che stiamo giocando 3 più 2 più 3 centrocampisti e 2 punte, stiamo valutando questo modulo o almeno questo sistema di gioco, che è praticamente diverso, però ci dà più copertura e diciamo che ci permette di... potremmo rischiare qualcosa in più, giustamente aspettando di nuovo gli incastri. Certo. Complimenti comunque mister per l'opposizione che avete fatto oggi, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie, grazie.